Buonasera, eccomi qua di nuovo, sono le 19, in realtà io sono a lavoro già da qualche minuto perché dopo questo pomeriggio, dopo 2 o 3 ore, 2 ore e mezza circa di computer, mi sono data alla seconda parte del lavoro della giornata che era quello sulle verdure. Ho completato praticamente la cottura delle mele, che sono qua, mele al forno, sono dolcissime. E sto procedendo praticamente con la pulizia della verdura. Allora, in questa vaporiera qui, in questa pentola che funziona da vaporiera, ci sono broccoli e cavolfiori. Avrei dovuto farli oggi, poi invece ho tardato e quindi li ho messi su adesso. Qui ho preparato dei tris di verdure, praticamente carote, rapa e verza tagliata a julienne. E questa è quella invece che appunto mangeremo stasera. Dopo vado a condirla. Ho aggiunto di base dell'insalata, in questo caso insalata iceberg. Ok, da questa parte ho preparato praticamente tutti i rimasugli delle diverse verdure tagliate per fare il minestrone. Qua sto preparando patate, cipolla, insieme andrò a mettere peperoni. Anche questi peperoni qua un po' lunghi, sono un po' forti, però li aggiungiamo. Sempre qui sul tavolo ci sono, allora, delle altre cimette di cavolfiore pronti, puliti solamente da cuocere per una prossima volta. E qui invece ho già preparato anche qua porro e patate per fare una crema di porro e patate sempre per domani, perché chiaramente il meal prep, se vi ricordate, realizzo le basi di partenza, ma poi le preparazioni le completo il giorno stesso. Quindi, fatto in questo modo, per 2 o 3 giorni i pasti sono praticamente solamente da combinare, abbinare, realizzare come il gusto preferisce. Diciamo che ho ancora un po' di cose qua da preparare, però appunto ringrazio il meteo che, essendo periodo invernale, mi permette di lasciare sul balcone queste cose, e domani andrò a completare il tutto, anche perché oggi ho veramente lavorato tanto in cucina. Vedo che qualcuno ha dato un assaggio e quindi almeno significa che è stato gradito. Bene, allora completo le mie operazioni di preparazione e pulizia verdure, e stasera cosa si mangia? Non lo so. Beh, sicuramente verdure a vapore, l'insalata non manca, aggiungerò qualche oliva e qualche semino, quelli li aggiungo sempre. Possiamo anche mettere un pochino di cipolla, adesso la taglio fine e l'aggiungo. E poi non so, onestamente, stasera abbiamo mozzarelline di bufala, che sono quelle che avevo comprato scontate, e quindi quelle vengono necessario mangiarle subito. Bene, vi auguro una buona serata. E al prossimo video. Ciao! Ecco qua il mio super contorno di verdure. Devo spegnere un attimo la cappa, se no non riesco neanche a parlare. Padella antiaderente, lascio cuocere bene bene. Ho fatto rosolare un pochino sul fondo. Adesso aggiungo un po' di quest'acqua, che praticamente è quella che ho usato per la preparazione delle verdure a vapore, così non perdiamo proprio nulla di nutriente. E se riesco, sì, eccolo qua, ho lavato, trovo wow! Ecco, disastro, trovo il coperchio e lo metto, abbasso la fiamma e faccio cuocere. Mannaggia, io e le piramidi senza senso. Dovevano essere veramente geniali gli egizi per aver fatto delle piramidi che sono resistite tutto il tempo. Mamma mia! No, vabbè, non fateci caso. Niente, non resta lì. Fermi, fermi! Che bordello! Mamma mia, per un po' di piatti, un po' di... Quanta fatica per far da mangiare. E pulisci e fai e fai e pulisci. Però poi che buono mangiare. Allora, visto che lì dove
Zucca e fagioli sono quasi pronti, adesso andrò a frullarli. Ho passato due mestoli di fagioli precotti, praticamente quasi cotti, in questa pentola col minestrone, mentre un altro minestrone andrò a prepararlo da solo senza i fagioli, così avrò ancora anche due diverse alternative. Direi che sono veramente, veramente agli sgoccioli. Allora, la crema l'ho passata. Adesso rinfresco anche i miei due lieviti. Questo lo terrò da parte, questo invece lo rinfresco perché vorrei utilizzarlo domani. Un pochino di acqua, possibilmente abbiamo sempre detto filtrata se l'avete, o comunque magari avete una buona acqua di comune. E potete usare anche quella. Ok, una mescolata, ma niente di che, giusto da fargli incorporare la farina. E poi lo copro ancora, adesso solo per far vedere, così sopra, senza praticamente chiuderlo completamente. Domani questo qua verrà utilizzato per panificare, mentre questo lo tengo ancora da parte. Ecco la cena impiattata, quindi la mia crema con il pane, quello di oggi biscottato, con un goccio di olio di oliva e un po' di origano. Qua ci sono due boccancini di bufala con le verdure a vapore, anche qua un goccio di olio d'oliva e un po' di origano. La mia insalata composta, nella quale ho aggiunto anche qualche pezzettino croccante, proprio sempre i nostri pezzetti di pane che abbiamo tagliato e fatto seccare. Mentre l'insalata è per due, il resto è abbondante per una persona e direi che anche stasera ci possiamo sedere a tavola. Ciao, veramente vi ringrazio a tutti, condividetemi i video se vi sono piaciuti e aspetto sempre i vostri commenti che mi rallegrano ogni volta che li leggo. Ah, in ultimissimissimo, se per caso come me avete in mente di panificare domani, il latticello lo potete tenere da parte proprio per usarlo come acqua di praticamente preparazione dell'impasto. Ho fatto un altro disastro, è caduto il cucchiaio, fa niente. Adesso lo raccolgo. Alla buona prossima, ciao! Giornata veramente impegnativa oggi in cucina. Mele cotte, polpette, dolcetto pudding, croccantini, crema, minestrone. Lì aspettiamo un altro minestrone, qua verdure, qua verdure a vapore. Ecco qua il tutto. Cosa dobbiamo dire? Viva la cucina!